Rassegna stampa di oggi 12 marzo 2018, questa è la seconda edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Iniziamo subito con le notizie. Direzione PD, il reggente Martina dice Movimento 5 Stelle e Lega governino. No a congresso subito e tiene aperta la porta ai renziani. Doveva essere la resa dei conti, ma il Nazareno, come previsto Renzi, non c'è. Esordio da reggente del ministro dell'agricoltura che prova a chiedere un armistizio. Cercherò di guidare il partito nei delicati passaggi interni e istituzionali a cui si era chiamato. Lo farò con il massimo della collegialità e con il pieno coinvolgimento di tutti. Sull'appoggio a un governo, dice Cari, Di Maio e Salvini, prendetevi le vostre responsabilità. Olimpiadi 2026, a Torino il Movimento 5 Stelle si spacca, dissidenti disertano il Consiglio Comunale, l'Appendino non ha i numeri. Alla conta delle presenze è chiesta dal capogruppo del Partito Democratico Stefano La Russa, è emersa la mancanza del numero legale per poter discutere la mozione presentata dal PD che impegna la sindaca a firmare la lettera. Lei lascia intendere di sentirsi sicura. Mercoledì, in seguito al Consiglio Metropolitano, manifesteremo con una lettera al CONI di interesse della città, lo ha annunciato sul blog delle Stelle. Voglio dimostrare che un'idea diversa di Olimpiadi esiste e siamo in grado di metterla in piedi. Vaticano, Ratzinger difende Francesco. Basta, ha stolto pregiudizio contro di lui. Joseph Ratzinger difende il suo successore alla vigilia del quinto anno di pontificato del Papa. Venuto dall'altra parte del mondo, dice come lo stesso Jorge Mario Bergoglio si autodefinì la sera del 13 marzo 2013 affacciato su Piazza San Pietro. Ex spia russa avvelenata, Theresa May dice è probabile che siano stati russi e Mosca risponde il suo è stato uno show da circo. La premier britannica risponde che l'ambasciatore risponde in maniera credibile entro domani. Altro, le misure contro Mosca saranno prese comunque, e anzi saranno estese queste altre misure. Secondo l'indagine, le tossine usate a Salisbury per tentare di uccidere l'ex agente del GRU e del MI6 sono del tipo di sostanze che la Russia produce. Immediata la risposta del ministro degli esteri russo che segue le parole di Putin. I britannici si schiariscono prima le idee, poi discuteremo con voi, aveva detto il presidente alla BBC. Lavoro, l'economista Tridico dice ecco il piano Movimento 5 Stelle per qualità dei posti, salari, salario minimo, orario e reddito di cittadinanza. Il docente è indicato come ministro di un eventuale governo pentastellato e dice se il lavoro flessibile costa poco, l'impresa rinuncerà agli investimenti ad alto contenuto di capitale, all'innovazione e alla formazione di lavoratori qualificati con più alti salari. Avremo sottomansionamento e fughe di cervelli, di qui la necessità di ridurre l'orario di lavoro a parità di salario e aumentare gli investimenti pubblici. Con questo è tutto. Ci sentiamo, ci vediamo alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.